Buongiorno a tutti, sono Alberto Ghizzipanizza, testimonial Nikon e brand ambassador per Nisi. Alle mie spalle vedete la Madonna dell'Orsaro. Dopo una bella nevicata, questa mattina sono venuto qui a fare un'alba al Passo del Cirone. Abbiamo un'anteprima questa mattina, oltre al nuovissimo 1424 di Nikon, il 2.8S dedicato alle mirrorless, che sostituisce il vecchio 1424G. Abbiamo anche la possibilità di provare i nuovi filtri di Nisi dedicati a questo obiettivo. Qui vediamo il paraluce dedicato proprio da Nikon per utilizzare i nuovi filtri da 112 mm con il suo tappo. E la bella novità proprio di questo 1424 è la possibilità di montare non solo dei filtri a lastra ma anche dei filtri a vite, e Nikon ha dedicato proprio questo paraluce più grande di quello, il secondo dato in dotazione, che adesso è già stato smontato, per poter montare i filtri a vite da 112 mm. E per questo abbiamo i filtri dedicati di Nisi da 112 mm. Questo è un polarizzatore circolare che vado a montare direttamente sopra il paraluce. Vedete quanto è semplice la procedura. Nisi però ha notato che nel paraluce di Nikon, se andiamo a fare delle lunghe esposizioni utilizzando degli ND dei 1000 o oltre, potremmo avere delle infiltrazioni di luce dalla parte posteriore, e per questo hanno realizzato un nuovo holder dedicato per i filtri da 100 mm che vado subito a recuperare. Quindi smontiamo l'holder di Nikon originale e vado a prendere quello di Nisi. Ecco, in questo caso ho già montato un filtro ND 1000 davanti al paraluce, che fa anche da holder. È piuttosto semplice anche il montaggio, abbiamo una vite di ancoraggio e poi posso svitare il mio filtro ND 1000 e rimontarlo. Quindi in questo modo abbiamo anche la sicurezza di non avere delle infiltrazioni di luce che potremmo avere invece con il paraluce e holder originale. Un'altra novità, come vi dicevo, molto interessante di questo obiettivo è la possibilità di montare dei filtri a lastra da 100 mm, non più quelli da 150, molto più grossi e impegnativi da portarsi dietro, e in questo caso Nisi ha proprio realizzato un nuovo holder dedicato a questo obiettivo. Quindi vado a smontare il paraluce e portafiltro e vado a montare l'holder per i filtri da 100 mm. Ecco qui il nuovo holder dedicato al 1424 di Nikon, di Nisi, e in questo modo posso utilizzare tutta la mia gamma di filtri che avevo già collezionato negli anni e non utilizzare i più grandi filtri da 150. Qui abbiamo l'anello che va montato, anche in questo caso procedura piuttosto semplice: vado a sbloccare, inserisco, blocco con la vitina di blocco e poi vado a inserire l'holder. Perfetto, vitina di ancoraggio, e poi vado a prendere uno dei miei filtri. Io mi porto sempre dietro una borsina, eccola qua, con tutti i filtri all'interno. Quindi in questo caso, dato che abbiamo un bel cielo con le nuvolette, vado a scegliere un filtro GND soft, dato che siamo in montagna e non voglio creare aloni sull'orizzonte. In questo caso il nuovo holder ha due slot per portare i filtri, ma volendo possiamo comunque montare un portafiltri tipo il V6, che può montare anche tre filtri contemporaneamente. Al momento non è ancora possibile utilizzare il polarizzatore contemporaneamente agli altri filtri, dobbiamo utilizzare i filtri da 112 se vogliamo utilizzare il polarizzatore, ma in questo caso posso montare due filtri uno dietro l'altro. Avendo già la precedente versione, quindi con il Nisi V6, posso tranquillamente montare anche il V6 al posto di quello fornito direttamente nel kit. Quindi sblocco quello dedicato al 1424 e posso comunque montare il mio V6 che avevo anche per le altre ottiche. Quindi compatibile, se ce l'abbiamo, anche con il V6 con tre slot. Bene, ora andrò a fare qualche foto di prova per vedere come si comporta obiettivo e filtri.
durante la passeggiata fino ad arrivare a questo punto dove c'è questo fantastico alberello che era un po' che volevo vedere ma non ero ancora venuto a fotografarlo, e ho sfruttato questa bella giornata proprio per provare sia il 1424S28 nuovo, proprio dedicato al mondo mirrorless di Nikon, e anche il kit che Nisi ha realizzato proprio per questo obiettivo, sia il paraluce portafiltro per i filtri da 112 mm, sia il portafiltro, l'holder per i filtri a lastra da 100 mm. Prima cosa che mi è piaciuta un sacco di questa combinazione è la possibilità di montare filtri a lastra da 100 mm su questo obiettivo e avere tutto molto più compatto. E venendo subito alle conclusioni di come si è comportato durante la giornata, ho provato la macchina un po' a tutti i diaframmi, l'obiettivo principalmente, e già F28 mi pare veramente nitidissimo, sicuramente superiore al vecchio modello 1428G, e proprio abbiamo visto uno dei grossi vantaggi proprio del mondo mirrorless di Nikon è il poter utilizzare queste nuovissime ottiche serie S con una nitidezza impeccabile già a tutta apertura e con la quasi totale assenza di aberrazioni cromatiche che invece affliggevano spesso anche i migliori obiettivi nel mondo reflex, sia per il brand di Nikon ma anche per gli altri brand. Uno infatti delle cose che ho apprezzato tanto è proprio la qualità di queste nuove ottiche che mi hanno fatto un po' passare a questo nuovo mondo dal reflex al mirrorless. Grazie a Nisi poi che ha fatto anche questo set di filtri con i quali posso finalmente montare le lastre da 100 mm invece che da quelle da 150 che dovevo montare sul modello precedente 1424-28G, che era sia più grosso, più pesante, e quindi portarsi anche in giro tutta l'attrezzatura più compatta è stato un grande vantaggio. Ho usato il polarizzatore tutto il giorno, tutta la mattinata per arrivare fino a quassù, e soprattutto utilizzando l'incontroluce per vedere se mi ha prodotto qualche difetto nelle immagini. A prima occhiata mi pare di no, però verificherò a casa dalle foto. Ho provato anche a scattare a tutti i diaframmi, partendo dall'aperto fino al chiuso, per vedere la stellina che produce l'obiettivo con il controluce del sole, e mi pare fantastica, veramente molto bella. Già a F11 non è niente male, chiudendo migliora ulteriormente, ma poi vedremo, controllerò i file scattati. Ho apprezzato molto anche il fatto di avere due pulsanti su questo obiettivo, uno programmabile, qui in questo caso io metto la funzione di zoom sia nel mirino che nel display, quindi quando io guardo dentro l'immagine metto a fuoco, posso schiacciare questo pulsante per vedere al 100% l'ingrandimento del punto di messa a fuoco ed essere sicuro del punto di messa a fuoco. Quindi trovo questo pulsante programmabile veramente comodo, e in più abbiamo anche, oltre alla ghiera dello zoom e della messa a fuoco, una terza ghiera programmabile molto comoda. Posso mettere ISO o esposizione, quindi io qui posso settare diversi parametri e mi aiuta, invece che andare a cercare la funzione sui tasti ce l'ho direttamente sull'obiettivo. Vedete anche quanto è più compatto rispetto al modello precedente, soprattutto la lente frontale è molto meno bombata, e quindi ho apprezzato veramente in questa escursione, la prima in realtà che ho fatto sia con l'obiettivo che con questi filtri. Si smonta molto bene il polarizzatore, dato che abbiamo i petali sopra e sotto, mentre invece ai bordi si riesce sia a ruotare facilmente la ghiera, e riesco anche a prendere entrambi le ghiere e a smontarle con facilità. Quindi ottimo lavoro sia da parte di Nikon sia da parte di Nisi, come ormai ci hanno abituato in questi ultimi anni, e quindi devo dire che questo sarà probabilmente il mio nuovo kit per la fotografia di paesaggio notturna, dato che abbiamo anche il Natural Night con lastra da 100 o con filtro da 112, e quindi sostituirà sicuramente sia il mio vecchio 1424-28G ma anche molto probabilmente il nuovo 1430S F4, che mi piaceva moltissimo proprio per la sua compattezza e per la possibilità di utilizzare filtri a lastra da 100 e da 82 a vite. Questo però lo preferisco perché è un 2.8 e quindi anche in fotografia notturna lo posso tranquillamente utilizzare, e in più posso finalmente usare i filtri a lastra da 100 mm. I filtri da 112 purtroppo sono un po' più cari di quelli da 82, però insomma ne valgono la pena, sono veramente ben fatti e ci portano via molto meno spazio e sono veramente molto più facili da gestire rispetto a quelli a lastra. Poi ognuno ha le sue preferenze. Io al momento ho testato il polarizzatore, il filtro neutro, l'ND 1000, dovrò ancora fare delle prove con il Natural Night, sia
quello nativo da 112 mm sia con l'holder a lastra per quello da 100 mm. A presto e vediamo un pochino come saranno le immagini che ho scattato durante la giornata. Ciao a tutti! You